Con Mister Ricucci dopo questa sconfitta pesante, diciamo, a livello numerico, ma non come prestazione. Prendere 3 gol per me è un colpo al cuore. Contro una squadra importante e forte, oggi ha dimostrato il Gavorrano di essere veramente una squadra forte, e noi invece siamo stati un po' fragili. E siamo partiti bene, però insomma non abbiamo fatto bene, quindi niente. Dobbiamo rialzare la testa velocemente perché domenica ci aspetta un'altra battaglia a Flaminia. Le sconfitte fanno parte del calcio, quindi ci faremo trovare pronti, questo di sicuro. Onestamente, noi durante la diretta abbiamo elogiato la tua squadra perché ha tenuto un atteggiamento giusto, ha sfiorato anche il pari prima di subire il gol del 2-0. Sono gli episodi che cambiano poi le partite, e poi sinceramente la superiorità numerica ha proprio stravolto, no, il quadro tattico, anche se i tuoi ragazzi, insomma, la faccia ce l'hanno messa fino alla fine. No, ma ragazzi sotto questo punto di vista sono stati bravi anche oggi, perché se al limite qualcuno ha fatto l'errore sono stato io, quindi magari Di Blasio andava levato un attimo prima, però fa parte del calcio. Fino a che eravamo in 11 siamo stati in partita, anche se abbiamo subito il secondo gol su una ripartenza e fuori casa. Insomma, pensavo un po', potevamo far gol, però insomma poi alla fine 3-0 c'è poi chiacchiere da fare, c'è da star zitti, orecchie basse, pedalà e cercare di scrollarsi di dosso questa sconfitta il prima possibile. Io ti faccio i complimenti, un in bocca al lupo, e ti ripeto, secondo me una sconfitta come entità numerica grossa, ma non nei fatti, insomma, avete tenuto testa a una ottima formazione, veramente. Grazie mille, ti ringrazio. Ciao, ciao a tutti.